Prima pensa, poi posta, è il messaggio agli alunni dell'Istituto Comprensivo Falcone Scauda di Torre del Greco, giunto nel corso dell'incontro con funzionari della Polizia Postale di Napoli. Giovedì 16 novembre, presso la sala polifunzionale della scuola, l'ispettore Zeno e l'appuntato Castaldo hanno incontrato gli alunni delle classi seconda e terza della scuola secondaria. Dopo aver visionato video sulla tematica della dipendenza dai social, come Instagram e TikTok, e sul fenomeno del cyberbullismo, è seguito un vivace dibattito. I funzionari hanno risposto a quesiti e a dubbi dei ragazzi dando informazioni sulle conseguenze di azioni apparentemente innocue, come il semplice invio di una foto. Sono stati presentati anche i rischi dell'adescamento della pedopornografia e delle challengers, con il racconto anche di esperienze vissute navigando in internet. L'ispettore Zeno e l'appuntato Castaldo, alla luce delle rischiose conseguenze di un uso poco attento dei social, hanno invitato i giovani ad osservare sempre la regola delle 3P, prima pensa, poi posta. A chiusura dell'incontro, il dirigente scolastico Maria José Abilitato ha ringraziato i funzionari per l'opportunità offerta ai ragazzi, certa che questi faranno tesoro delle informazioni ricevute per diventare ottimi cittadini di domani. È un argomento che desta molti pensieri e allora i ragazzi partecipano e sono contenta di questa partecipazione. Ringrazio naturalmente la Polizia Postale che stamattina ci ha dato una serie di input, non solo a voi, anche a noi adulti, docenti, al dirigente. Ecco, noi cerchiamo di far arrivare anche ai genitori. Però volevo dire anche una cosa a tutti voi. Con molti di voi ci conosciamo in maniera più ravvicinata, non soltanto, proprio per delle situazioni incresciose che sono avvenute. Quindi ne abbiamo parlato. E perché alcuni ragazzi hanno compreso che è importante, quando purtroppo capitiamo in alcune reti, in alcune situazioni, è importante parlare con qualcuno, parlare con un docente, parlare con il dirigente. E devo dire, io sono fortunata perché molti ragazzi o vengono da me da soli, oppure dicono ai genitori: andiamo, mamma, andiamo a parlare con la preside per tutte le problematiche che possono sorgere. Noi siamo portati a pensare che queste cose a noi non succedono, anche se le facciamo, perché le facciamo, a noi non possono succedere. Però tutto ciò che noi facciamo può essere visto, letto. Io mi sono trovata a leggere delle chat di questi ragazzi, di queste ragazze. Io mi sono meravigliata. Ho detto: chi sono i miei ragazzi? E in alcuni casi abbiamo letto questi messaggi con le mamme. Quello che hanno detto la nostra polizia postale, facciamone tesoro. Evitiamo, perché non è vero che il pericolo è lontano da noi, e allora dobbiamo pensarci prima, dobbiamo evitare di farlo con chiunque, ok, va bene? Io guardo soprattutto quei ragazzi che io ho rilevato, che hanno parlato con me, ma mi rivolgo a tutti, va bene? Non ho sentito il sì. Non ho sentito il sì, ma più forte! Sì! Dito è le 3P, come ha detto Felice: prima di postare pensa, no, prima di pensare posta. Prima di postare pensa, è quello di non chiudervi, quello di parlare, di esternare qualsiasi tipo di disagio avete, perché la vostra è un'età particolare, è un'età in cui vi state formando il vostro carattere e state diventando i cittadini di domani, le persone a cui noi stiamo consegnando purtroppo un mondo non proprio perfetto, ma che dovranno poi continuare il nostro lavoro. Il primo incontro che abbiamo fatto con la classe seconda è stato un incontro, diciamo, piacevole e che credo e spero abbia dato i risultati sperati, ovvero quelli della comprensione da parte degli studenti dei pericoli e le insidie che si celano dietro l'utilizzo della rete internet e in special modo dei social network.